Siamo con il presidente del Rosarno Capria, avete vinto un incontro qui difficilissimo, gli ultimi minuti, gli ultimi 20 minuti in 10. Sì, come infatti la partita poi si è messa un po' maluccio per il Rosarno, perché un nostro giocatore è stato espulso, che ha fatto un fallo su un altro giocatore, ha fatto giustamente, ha reagito, giustamente l'arbitro l'ha buttato fuori. Però è stata una bella partita combattuta fino alla fine, non ci hanno lasciato nulla di regalo a Vallo Greganico. Io ringrazio tutti, anche qua dalla squadra di Vallo Greganico, che si sono comportate benissimo. È stato uno scontro fino all'ultimo minuto, ben giocato da tutte le due squadre, anche che noi avevamo delle assenze come Rocco Galate, La Scala e Frisina, e abbiamo tenuto il campo bene. Il mister ha messo una squadra anche di giovani, infatti abbiamo molti under che sono scesi pure in campo, e quindi questa vittoria è stata sofferta, però queste sono le vittorie più belle che ci sono nel campionato che stiamo proseguendo. Noi stiamo tentando veramente per il secondo posto, come le altre squadre, c'è la Propelloro, c'è pure il San Gaetano, che stanno lottando a fare questi playoff in casa. Noi fino alla fine diamo proprio il massimo, tranquillamente con i calciatori, la società e il mister, di portare questo progetto avanti che abbiamo, di una squadra giovane, e siamo partite da 3-4 anni. Speriamo bene, un augurio lo faccio a tutte le società di calcio, che per il prossimo anno, e se ci saranno playoff o playout, i complimenti saranno per tutti. Io dico che ogni giorno, ogni domenica, ogni sabato che ci sono queste partite deve essere una giornata di sport e non di violenza, come noi a Rosarno, che si parla sempre spesso di Rosarno. Noi siamo un Rosarno che vuole fare calcio, realmente la mia società vuole fare calcio, se no io la domenica o il sabato rimango a casa e vado a dormire e non voglio scendere nei campi a fare battaglia o guerra con le altre società. Io sono questa persona e la mia società è questa qua. Vi ringrazio a tutti e buona serata a tutti, e ringrazio a tutti. Mister Pasquale Rotondo ha gridato più di Alfredo Germont nei panni di Luciano Pavarotti, è rimasto soltanto un filo di voce per commentare questo strepitoso successo in campo esterno. Beh, scusate, innanzitutto sapevamo che era una delle partite sicuramente la più difficile, però oggi i tre punti sicuramente ci aprono una prospettiva diversa. Speriamo che i ragazzi sono consapevoli ancora di più di quello che hanno fatto oggi, perché oltre alla prestazione, che è stata eccezionale, si è vista oggi qua a Melito una partita sicuramente di categoria superiore. Due squadre, una del Borgo Greganico, giovane, agguerrita, ben messa in campo da Totò, e io l'avevo studiata anche su questo, però i miei ragazzi non sono stati da meno, e anche in 10 hanno saputo soffrire, hanno dimostrato come una squadra quando vuole vincere sa vincere, e quindi devo fargli l'elogio a tutti quanti loro. Ha funzionato tutto, difesa, centrocampo e attacco nella fossa dei Leoni, una squadra che ha giocato con carattere e personalità. Sicuramente sì, questa è la personalità che c'ha il Rosarno, il carattere non lo sto qui a scoprire io, però devo dire che ci stiamo allenando bene per arrivare pronti a questi playoff, che ormai non è più utopia, e quindi dico bravi a loro, bravi, veramente bravi. E poi anche alla società un bravo, perché mi sta mettendo nelle condizioni di portare a termine quello che è il mio progetto, il mio cammino iniziato già dall'8 agosto. E quindi devo fare anche un complimento alla società. La piazza di Rosarno, una delle più prestigiose dell'intero comparto, merita questo e altro. Io l'ho detto sempre che Rosarno Calcio è una piazza prestigiosa, una piazza di tradizioni, e speriamo e spero che da quando l'anno scorso ho intrapreso questo rapporto di lavoro con questa nuova società li possa portare più in alto possibile, quindi mi auguro di aprire le porte un attimo della promozione. Il microfono a Daniele Donato, dirigente del Rosarno, per commentare
questo favoloso successo esterno. Buonasera, favoloso successo per una partita molto importante per noi, ci giocavamo gran parte diciamo, della stagione, che poi abbiamo due partite molto delicate, prima con Ravagnese, la capolista, e verrà a Rosarno e poi andiamo a Delia Nuova. Mi dispiace solo per il finale della partita perché penso che fino a 10 minuti della ripresa avevamo fatto la partita migliore della stagione. Ho visto tanta qualità in mezzo al campo, tanta voglia dei ragazzi, venivamo da due risultati che ci stavano un pochino stretti, anche in questa occasione ho preso un palo e peccato solo per l'epilogo, perché altrimenti non nulla da dire ai ragazzi. Che nel pallone ci può stare. Assolutamente sì, ma l'importante è che alla fine, come è successo, ci siano sempre baci ed abbracci. Purtroppo sono cose che capitano, non si può capire da fuori, cioè chi gioca la vive in un altro modo, magari pure una piccola spintarella, qualcosa in campo viene amplificata. Quindi un trionfo in campo esterno che fa morale, ma soprattutto classifica. Assolutamente sì, approfittiamo anche del fatto che oggi la Bovese ha perso con la capolista. Il San Giorgio ha visto e ha vinto, comunque riusciamo quantomeno a tenere un pochettino dietro le quinte classificate. Cioè, il nostro obiettivo è stato sempre quello di raggiungere i playoff. Penso che questi 3 punti valgano più di 3 punti, cioè valgono almeno il doppio in questa partita. Due squadre nei campionati che contano sono anche poche per una città e per una piazza come Rosarno, che ha avuto la Serie D, non dimentichiamolo. Sì, sono poche, ma forse sono pure troppe, nel senso che gli anni scorsi in Serie D ha rischiato pure di andare a fare qualcosa di più, cioè siamo stati molto vicini alla vecchia Serie C2, perché ce la giocavamo nei play-off. Certamente è una piazza molto importante, ripeto, in territori come i nostri il calcio riveste veramente un ruolo molto, molto importante, perché dove non c'è altro da fare, cioè, ho visto pure oggi qua, cioè, tanta gente al seguito, perché evidentemente la domenica trascorre una bella giornata di sport, fa bene alle famiglie, ai bambini e a tutto il resto. La storica piazza di Rosarno con una tifoseria attenta e competente. Sì, attenta e competente, diciamo che... È caliente. Sì, diciamo che noi siamo un pochettino penalizzati, tra virgolette, dal fatto che l'altra squadra milita in un campionato superiore, la promozione, quindi magari diciamo, la tifoseria è più attenta a quell'altra, all'altra squadra, però diciamo, noi abbiamo una storia abbastanza breve, siamo nati nel 2015, abbiamo ottenuto importantissimi risultati, quindi non possiamo lamentarci perché comunque tanta gente viene a seguire anche noi. Sì, è assolutamente una grandissima piazza che merita sicuramente tanto. Speriamo di poter dare ancora tanto a far trascorrere delle... La città, ai tifosi, alla società. Soprattutto alla città, perché noi il nostro obiettivo era sempre quello di creare un qualcosa di positivo per la città, perché purtroppo, come si sa, Rosarno è sempre stata etichettata come diciamo una città dove... Ma ci sono tutte le caratteristiche, tutti gli ingredienti affinché si possa fare bene una società, la tifoseria, il campo sportivo. Sì, assolutamente, noi siamo, ritengo, bravissime persone, un grandissimo gruppo, la maggior parte siamo ragazzi. E poi abbiamo il presidente che magari ha più esperienza, il direttore sportivo pure. Diciamo abbiamo fatto un bel amalgama, quindi voglio dire... I risultati devono arrivare. Sì, sono già arrivati e quest'anno ne stiamo raccogliendo un pochettino i frutti, perché l'anno scorso abbiamo fatto il primo campionato di prima categoria, che abbiamo fatto il salto dalla terza alla seconda, poi l'anno scorso diciamo che c'è un grande dislivello tra la seconda e la prima categoria, quindi l'anno scorso è stato più un anno di ambientamento, quest'anno eravamo partiti forti con l'obiettivo di... Non è esagerato dire che nei prossimi anni, 3-4 anni, la città di Rosarno tornerà agli antichi splendori.
Ma lo spero proprio, sia Rosarno, ora un pochettino noi siamo trascinati dalla Regina Calcio, che finalmente sembra possano esserci, diciamo, degli obiettivi importanti. E il calcio, ripeto, è molto importante nel nostro territorio, quindi sia Rosarno che Reggio Calabria deve ritornare a splendere dal punto di vista dello sport, sicuramente. Vincenzo Napoli, allenatore in seconda del Borgo Greganico, ma allenatore titolare della formazione dell'Under 19. A lui il microfono per commentare questa partita. Scusate, vi devo correggere. Io non sono allenatore in seconda, siccome qualcuno mi ha quasi incluso come tattico. Non sono né tattico né sono direttore sportivo. Mister Cormaggi mi ha promosso per quest'anno direttore sportivo. Andiamo avanti ora. Un commento su questa partita. Bellissima partita, anche se abbiamo perso. Sicuramente chi vedrà la partita, chi l'ha vista, avrà commentato nei nostri confronti sicuramente positivo. Purtroppo non ci sono stati favorevoli due o tre occasioni, anche perché loro hanno segnato con un'azione e con un rigore. Noi purtroppo, dopo aver pareggiato, la fortuna non è stata dalla nostra parte, però i ragazzi comunque, io personalmente ho fatto un applauso, anche se personale, nello spogliatoio, perché hanno dato l'anima. Speriamo che con questa volontà, a più presto, di fare questi tre punti e di tirarci fuori. Mister Hyde e il dottor Jekyll, un primo tempo così così, un secondo tempo decisamente alla grande. Ma perché i ragazzi volevano, non dico a tutti i costi, però volevano cercare questa vittoria per tirarci fuori da questa situazione di bassa classifica, anche perché credo che se lo meritano di non essere nei bassi fondi. Purtroppo è già tre domeniche che si gioca, ma purtroppo la fortuna non ci assiste in questo momento. I commenti sono tutti favorevoli al Borgo Greganico, che esce ingiustamente, diciamo noi, e questa è la nostra opinione. Non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma, avrebbe meritato sicuramente il pareggio. Antonio Cormaci. Sì, diciamo che affrontavamo una delle squadre più forti del campionato, come la classifica, non so quanti punti di differenza ci sono tra noi e loro. Nel campo non li ho visti, come onestamente nemmeno all'andata, pur avendo perso 5-1, avevamo disputato una buona prestazione, avevamo preso i gol però in modo gratuito. Ma oggi posso rimproverare davvero poco alla squadra per tutto quello che hanno dato, per quanto ci hanno tenuto e per come hanno giocato. Poi un po' di fortuna ci vuole, un po' di pizzico, oltre che di fortuna, di bravura in più ci vuole. Noi abbiamo sfilato ripetutamente il gol, perdiamo per un rigore, non lo so come l'avete visto voi, ma abbastanza dubbio. Sicuramente se loro non passano in vantaggio con il rigore e noi facciamo quella prestazione, con un po' di fortuna possiamo pure ambire a prendere tre punti. Purtroppo non è così, purtroppo dobbiamo ancora lottare, anche perché più tempo passa, meno punti facciamo, la situazione può diventare, non c'è allarmismo, ma può diventare pericolosa. Non vedo perché dobbiamo soffrire fino alla fine, dobbiamo riuscire a fare questi punti che mancano. 3-4 punti. 3-4 punti, però li dobbiamo fare assolutamente, perché non sarebbe giusto andare, dopo un campionato del genere, andare a fare i play-out. Quindi ci dobbiamo guardare dietro, cosa che dico e dicevo, se tu ti ricordi, in tutte le interviste. Così è, perché noi abbiamo una squadra giovanissima, quindi capita l'errore, capita di prendere gol per l'errore del singolo e via dicendo. Quindi dobbiamo ancora mettere l'attenzione e quindi giocarcela fino alla fine, fino all'ultima giornata. Prossimo turno? Prossimo turno domenica giochiamo a Scilla, che a Bagnara contro la Scillese, una delle squadre più forti che abbiamo visto qui a Melito. Quindi è una partita difficile, è una partita che noi dobbiamo preparare non bene ma benissimo.